Ogni volta che si parla di stipendi, di guadagni per i lavori, non solo quello del geologo, si crea una specie di tabù attorno a questi argomenti. Sembra quasi come se non se ne potesse parlare. Oggi sono qui per parlarvi di quanto guadagna un geologo. Premetto che tutto quello che dirò in questo video non è per sentito dire, sono dati che provengono dal settore della geologia, per la maggior parte dei casi per esperienze dirette nel campo. Quindi, insomma, non sono numeri campati in aria. Ci tengo a dire che i valori che riporto sono dei valori medi, vanno considerati come delle referenze, quindi vanno presi con un minimo di elasticità e con un po' di buonsenso che non deve mai mancare. Premetto inoltre che in generale un salario deve essere considerato in relazione al paese e alla città in cui si è. Ad esempio, un salario di 50.000 euro annui a Parigi o a Londra non equivale certo a un salario di 50.000 euro annui in una città italiana come Genova, ma equivale più o meno a 30-35 mila euro annui. Perché? Perché ovviamente a Parigi o a Londra il costo della vita è enormemente più alto rispetto al costo della vita a Genova. Quindi è bene contestualizzare il salario in funzione del costo della vita della città, del paese di cui si parla. Detto ciò, lo stipendio di un geologo essenzialmente dipende dal ramo in cui si lavora, dall'esperienza e dal paese. Ovviamente poi bisogna tenere conto se si tratta di un geologo libero professionista o se un geologo dipendente di un'azienda. Vi propongo ora alcuni casi tipici in Italia e all'estero. Un geologo libero professionista che lavora nel ramo della geologia applicata in Italia ha un'entrata media che si aggira tra gli 800 e i 1.300 euro al mese netti. Molti geologi ora staranno dicendo: beh, magari prendo 1.300 euro al mese. Eh sì, infatti in molti casi in Italia i geologi non arrivano neanche a 800-1.000 euro al mese netti, soprattutto se si tratta di geologi alle prime armi. In Italia un geologo dipendente di un'azienda petrolifera ha un salario medio tra i 25 e i 35 mila euro annui lordi. E considerando un 30% di contributi, tasse, eccetera, eccetera, e considerando 14 mensilità, si traduce in un salario mensile tra i 1.200 e i 1.700 euro netti. Quest'ultimo valore di 1.700 euro è da considerare soprattutto relativo a geologi con un'esperienza già rilevante. Poi, per chi fa delle trasferte all'estero o dei veri e propri espatri all'estero, anche le aziende italiane pagano i loro dipendenti con dei salari che possono arrivare e superare anche i 2.000-3.000 euro al mese. All'estero la situazione è un po' diversa. Nel Regno Unito, un geologo con esperienza da 0 a 5 anni, che lavora come dipendente nell'industria dell'energia, percepisce un salario lordo annuo tra i 30 e i 45.000 pound annui, che corrispondono su per giù a 34-50 mila euro annui. Nello stesso dominio i salari aumentano anche a 50-80 mila sterline pound annui per un geologo esperto con 15-20 anni di esperienza. In Francia un geologo entry level nell'industria dell'exploration oil and gas guadagna un salario medio annuo, sempre lordo, intorno ai 40 mila euro, che diventano 50-55 mila euro con circa 10 anni di esperienza. Se ci allontaniamo dall'Europa e andiamo in Australia, un geologo che lavora nell'esplorazione mineraria guadagna circa 80-100 mila dollari l'anno lordi, con un livello basic, tra i 100 e i 120 mila dollari annui lordi per geologi con una certa esperienza, circa 5-10 anni, e arriviamo a salari anche di 150-180 mila dollari lordi annui per i geologi professionisti con grande esperienza. A questo punto, che dire? Colleghi, andiamo tutti in Australia?